Si può fare un cappotto termico interno all'edificio? È una domanda che viene posta frequentemente nell'ultimo periodo, in cui si fanno tantissimi lavori con il super bonus per l'isolamento termico degli edifici. E ovviamente, come dice la definizione stessa, il cappotto nasce come un rivestimento esterno di un edificio. Tecnicamente però è possibile farlo anche all'interno, ma non è una cosa così facile. Che cosa significa? Tecnicamente è realizzabile con vari materiali, anche qua termoisolanti, quindi abbiamo uno dei tanti esempi, tante possibilità, quindi pannello termoisolante già abbinato, accoppiato quindi e incollato con lastre di cartongesso, che poi all'interno permettono di avere la classica superficie liscia finita che va decorata come avviene normalmente all'interno degli ambienti di abitazione. E le problematiche sono più dovute invece a eventuali condense all'interno o dietro l'isolamento termico, o peggio ancora nell'intercapedine o all'interno del muro, e quindi con conseguenti problemi vari poi di umidità che si ripercuotono nella salubrità degli ambienti e altri problemi, diciamo, di degrado che vanno poi necessariamente gestiti.